A ora di pranzo vi abbiamo parlato di quella che è la situazione Juventus descritta da Gianluca Di Marzio per quanto riguarda Di Maria, ma anche per quanto riguarda Paul Pogba, due giocatori con situazioni diverse ma che potrebbero clamorosamente arrivare entrambi a breve. Attenzione, perché Di Marzio non si ferma qua, parla ancora di mercato, parla ancora di Juventus quando l'ho fatto ieri a Sky Calcio Mercato Originale, perché si parla di un clamoroso scambio per la Juventus. C'è un po' il quadro della situazione, tanto vi ricordo di sostenerci come iscrivendovi al canale, attivando la campanellina delle notifiche e supportandoci con un semplice like che è molto gratuito, perché ci aspetta un'estate piena di notizie, piena di informazioni, di analisi calciomercato. Questa è la prima, la più importante playlist che trovate su FCM Sport, ne trovate anche altre come profili calciomercato dove vi raccontiamo i talenti del futuro che possono diventare a sorpresa le nuove stelle del calciomercato e quindi delle squadre più importanti d'Europa, quindi vi consiglio caldamente di iscrivervi per avere tutti questi contenuti a vostra disposizione assolutamente in maniera del tutto gratuita, non ci sono abbonamenti né niente, è tutto gratis. E allora andiamo a quella che è la notizia, perché Di Marzio prima di parlare di questo scambio ha parlato delle cose più importanti, ve l'abbiamo descritto nel video di poco fa, se non l'avete ancora visto dategli un'occhiata. Si parla di Pogba, che è vicinissimo al ritorno alla Juventus, la Juventus lo avrebbe bloccato, non ci sarebbero più dubbi. Dettagli di poco conto, si è parlato anche di Di Maria, un giocatore che vuole un contratto annuale, la Juventus sta cercando di capire se accontentare Di Maria con un annuale, rinunciando quindi ai benefici del decreto crescita, oppure puntare su un giocatore più giovane, vedi per esempio Zaniolo. Ma attenzione, perché il mercato della Juventus secondo Di Marzio non si ferma qua. Perché Di Marzio dice occhio, perché non è così sicuro l'addio tra la Juventus e Alvaro Morata, giocatore innamorato, infinitamente innamorato di questo ambiente. La Juventus è la sua casa, un po' come Pogba, che è molto vicino al ritorno perché a Torino si sente a casa sua, coccolato, amato e stimato da tutti. Anche Alvaro Morata è un giocatore che non fa altro che continuare a puntare i piedi perché vuole restare a Torino. Una trattativa complicata, lo sappiamo perché l'abbiamo descritto tante volte. 2 anni di prestito, 10 milioni l'uno, il terzo anno ecco che è il momento del riscatto. 35 milioni di euro che i bianconeri non vogliono versare, che dovrebbero versare eventualmente a breve. Una cifra troppo alta secondo la Juventus, e l'Atletico di Madrid non vuole calare le pretese. Quindi c'è una Juventus che vuole confermare Morata, ma che dall'altro lato non vuole accontentare l'Atletico con i 35. Dall'altro lato un Atletico che non vuole Morata, non lo vuole più, ma allo stesso tempo chiede i suoi 35 milioni. Secondo Di Marzio, la Juventus starebbe lavorando a un ipotetico scambio, cioè quello di inserire Moise Kean come pedina di scambio per ottenere uno sconto. Moise Kean sarebbe il colpo ideale per la Juventus, o meglio, la carta indispensabile a Juventus per avere quel tipo di attaccante, ossia Alvaro Morata. Consentire quindi di avere alla Juventus, ed è quindi Max Allegri, Chiesa, Vlahovic, Di Maria, è la prima alternativa, o come esterno che parte da sinistra, o come punta centrale al posto di Vlahovic, proprio Alvaro Morata. E quindi a quel punto verrebbero meno tutti i discorsi che abbiamo fatto finora dei possibili sostituti, perché il sostituto di Vlahovic sarebbe Morata, con la differenza però che Morata, oltre al sostituto di Vlahovic, può fare anche l'esterno a sinistra, che è un esterno atipico, intendiamoci, non è un esterno classico, non è un giocatore che ti fa tutta la fascia, un giocatore che ti fa molto più la prima punta rispetto che la seconda, o meglio, scusate, molto più la seconda punta che non l'esterno. Però quando hai un giocatore di qualità come Di Maria largo a destra, è chiaro che è tutto più facile. Di contro si parla di un Cherubini che è volato in Spagna per trattare questa situazione, perché come vi ho detto tante e tante volte, Max Allegri è tornato alla Juventus e ha rifiutato anche una squadra come il Real Madrid per un motivo soltanto, perché la Juventus rispetto al Real Madrid e rispetto ad altre squadre gli propone un progetto serio. Cosa vuol dire progetto? Vuol dire una Juventus che propone a Max Allegri una situazione non annuale, se vinci vinci, se perdi perdi, arrivederci, ma è una situazione legata a un progetto di più anni che prevede vari step e soprattutto molto potere da un punto di vista del mercato. Tant'è vero che tutti i nomi fino ad ora inseriti all'interno di questo contesto sono tutti nomi indicati proprio da Max Allegri. Guardate il primo, Paul Pogba, un nome inserito nella lista di Max Allegri per primo. Allegri ha detto: prendiamo Pogba perché si libera zero, alternativa Milinkovic-Savic, i due nomi che ha sempre voluto Massimiliano Allegri.
Secondo nome Angel Di Maria, giocatore di grande qualità. E voi sapete benissimo quanto Allegri ami i giocatori di grandi qualità. Ci sono certi allenatori, come per esempio Maurizio Sarri, che non per forza vogliono il grande campione. Perché col grande campione devi anche averci a che fare, devi anche sostenerlo, devi anche starci attento. Lui preferisce avere dei giocatori forse più malleabili da poter plasmare. Ad Allegri non interessa plasmare i campioni, o meglio i giocatori, vuole allenare i grandi giocatori, perché sa che nei momenti di difficoltà, che una squadra come Allegri che non gioca esattamente un bel calcio, può risolvere. E quindi il grande giocatore come Di Maria te lo può risolvere. Il terzo nome è proprio Morata, perché Morata non è più un giocatore della Juventus di fatto, quindi la Juventus ha questi tre grandi obiettivi, e sono tutti nomi richiesti da Massimiliano Allegri. Di contro, la Juventus è pronta a mettere sul piatto Moise Kean. Di Marzio è stato categorico in questo. Moise Kean ha chiesto alla società di essere venduto, perché Moise Kean vuole assolutamente andare in una squadra per giocare, fondamentalmente per giocare. E immaginate Kean che non giocava inizio anno in un attacco composto da Morata, Dybala, Bernardeschi. Ci mettiamo Chiesa, ok. Immaginate l'anno dopo si ritrova in un attacco composto da Chiesa, Di Maria, Vlahovic. Mettiamoci anche Morata magari. Dove gioca Kean? Da nessuna parte, ve lo dico io. È un giocatore che prima di tutto ha deluso, non tanto da un punto di vista realizzativo, da un punto di vista proprio caratteriale, perché ci si aspettava da Moise Kean un atteggiamento molto diverso, un atteggiamento di uno che vuole tornare alla Juventus da protagonista. È stato qui da piccoletto, è andato via per questioni economiche, torna, si vuole prendere tutto, si vuole spaccare il mondo, vuole conquistarsi tutto quello che gli spetta. Invece abbiamo visto un Kean che entrava un po' sfogliato, tanti palloni sbagliati, tecnicamente molto spesso lo vedevi giocare e vedevi che proprio a volte mancavano le basi da un punto di vista proprio tecnico, avevi sempre la percezione che ci fosse qualcosa che non andava, ed è per questo che la Juventus sta decidendo di mandarlo via, ed è per questo che lui ha deciso di andare via, perché da entrambe le parti non c'è in questo momento fiducia nell'altra parte, cioè la Juventus ha fiducia in Kean, Kean non ha fiducia nella Juventus per farlo emergere. E quindi di fatto c'è una situazione diametralmente opposta: un Kean che non vede l'ora di andare via, un Morata che farebbe di tutto per rimanere. Queste due situazioni portano la Juventus a valutare lo scambio: riscattare Kean e darlo all'Atletico, prendersi Morata. E a quel punto valutare proprio un attacco che a quel punto diventa veramente forte, perché Morata come alternativa a sinistra, sia a Chiesa che a Vlahovic, è una grande alternativa. Non è un titolare, è un'alternativa. E Morata l'alternativa è tanta roba. Se i titolari poi sono Chiesa e Vlahovic e Di Maria, e le alternative si chiamano Morata a sinistra, Morata al centro o Quadrado come esterno, beh, questo Juventus che lì davanti fa veramente paura. Considerando sempre che però partiamo sempre dallo stesso presupposto: puoi avere tutto l'attacco che vuoi, ma se al centrocampo non va bene, non va bene. E ricordiamoci che la Juventus in un solo anno è riuscita a migliorare di tanto il centrocampo con gli acquisti di Locatelli, di Zaccaria e molto probabilmente con l'acquisto di Paul Pogba. Ditemi la vostra: voi fareste questo scambio proposto dalla Juventus e di cui ha parlato proprio Di Marzio, Kean all'Atletico di Madrid per arrivare ad Alvaro Morata, che tornerebbe ad essere definitivamente un nuovo giocatore della Juventus?